Sono in diretta, buonasera, vediamo un po' chi si collega. Chi si collega un po' a commentare, così vediamo appunto chi si sta collegando. Vedere se sono in diretta, perché non capisco. Sono in diretta, ma non vedo. Ragazzi, io adesso dalla mia pagina non vedo chi è che è collegato. Se riuscite a commentare, non vedo neanche i commenti, chiaramente. Siamo qua, sono qua in diretta per iniziare la nostra lezione. Quante persone? Ci sono due persone collegate. Ecco qua. Ciao. Ciao Lorena. Ciao. Adesso aspettiamo che si colleghi qualcuno e poi iniziamo subito. Aspettiamo giusto qualche minuto. Salutami anche tua mamma. Vediamo. Isabella, tu ci sei? Vediamo un po', forse nel telefonino riesco a guardare. Aspettiamo solo qualche minutino che si colleghi qualcun altro e poi iniziamo la nostra lezione. Non aspettiamo troppo. Merenda. Me la fai? Ottima, mamma. Ho già fatto la prima. Anche l'Aurora. Aspettiamo qualche minutino ancora. Aspettiamo un paio di minuti, poi iniziamo, Lorena. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Come la mamma che stupida. Dai, sei in diretta. Sei in diretta. Eccoci qua, tra un minuto iniziamo la nostra lezione, ragazze. Allora, vi dico allora come sarà la lezione. Iniziamo un po' di riscaldamento. Dopo ho preparato una sequenza su una musica pop. Vediamo i movimenti, solo i movimenti che ci servono per questa sequenza, così poi balliamo direttamente sulla musica senza perdere troppo tempo. Mettiamo giusto un altro minuto, poi si inizia.
Ok, dai, direi di iniziare, poi eventualmente chi ha piacere si può collegare dopo. Iniziamo subito. Iniziamo col riscaldamento. I nostri minutini di riscaldamento. Adesso, ciao Cristina. Allora, adesso ripetiamo qualche movimento, così procediamo con la nostra sequenza. Allora, i movimenti che ci servono, ogni tanto vedrete scorrazzare un topolino dalla cucina verso l'altra, il bel topolino di mia figlia. Allora, iniziamo a vedere i nostri movimenti, rifacciamo un ripassino veloce di alcuni movimenti. Allora, innanzitutto, il primo movimento che ripassiamo è lo scorrimento orizzontale dei fianchi. Allora, mettiamoci in posizione, i piedi leggermente più larghi rispetto al bacino,
Le braccia in seconda ventale, ripeto un po' tutto per chi appunto è la prima volta che si approccia alla danza del ventre, ripeto velocemente un po' tutto, e iniziamo a scorrere il bacino orizzontalmente verso destra, verso sinistra. Verso destra, scorro il bacino, così iniziamo a riscaldare il nostro bacino, un minutino, destra, sinistra, controllo la parte superiore che si ferma e scorro il bacino. All'inizio questo movimento può, magari non sarà grandissimo se lo facciamo per le prime volte, sarà piccolo, ma è importante eseguirlo piccolo ma nel modo corretto. Quindi controlliamo la parte superiore che si afferma e scorriamo con il nostro bacino orizzontalmente al pavimento verso destra e verso sinistra. Destra, sinistra. De, sì. De, sì. De, sì. De, sì. De, sì. Rilassiamo. Questo è un movimento che ci servirà appunto per la nostra sequenzina. Poi ripassiamo un pochino il movimento delle mani. Adesso magari io per esempio ho le mani un po' fredde, riscaldiamoci un po' con le mani e con il movimento delle mani nella danza del ventre. Come si muovono le mani nella danza del ventre? Nella danza del ventre le mani formano un'onda. Allora, per allenarvi, poi se vi serve, me lo dite, vi rimando il link YouTube dove spiego bene come esercitarsi con il movimento delle mani. In questo momento non abbiamo tempo, quindi portiamo le nostre braccia verso l'alto e iniziamo a formare delle onde con le nostre mani. Se è la prima volta che lo fate, magari potrete trovare un po' di rigidità nel movimento, è tutta una questione di esercizio e poi le vostre mani si ammorbidiranno pian pianino. Per esempio, intanto che faccio l'esercizio, parlo un po', allenatevi anche voi, provate il movimento appunto delle mani, le onde. Molto spesso in classe non si ha tempo di provare questo movimento, consiglio di farlo magari nei momenti morti della giornata, non lo so, siete nel traffico, che state aspettando, con una mano al volante, con l'altra onda, dall'altra parte onda, ok? Quindi ci sono alcuni movimenti che spesso non abbiamo il tempo di diciamo esercitarci durante la lezione, consiglio di approfittare dei momenti morti della giornata per eseguirli. Allora, questo quindi è il nostro movimento delle mani. Allora, andiamo avanti con i movimenti. Abbiamo visto le mani, gli slittamenti verticali. Andiamo avanti vedendo il movimento delle braccia. Riscaldiamo anche le nostre braccia perché anche questo movimento l'ho inserito nella sequenza coreografica. Come si muovono le braccia? Prima vi faccio vedere il movimento e poi ve lo spiego. Allora, per eseguire bene il movimento delle braccia dobbiamo innanzitutto alzare un po' la spalla, gomito, avambraccio, mano e vado giù. Dall'altra parte, spalla, gomito, avambraccio e mano, vado giù. Questo movimento non deve superare l'altezza delle spalle. Spalla, avambraccio, quindi vedete non supera l'altezza della spalla, avambraccio e mano, vado giù. Gomito, spalla, avambraccio e mano e vado giù. Gomito, spalla, gomito, avambraccio e mano. Spalla, gomito, avambraccio e mano. Rendiamo fluido il movimento. Adesso se c'è chi è che mi segue appunto per la prima volta, non vi preoccupate di eseguire appunto i movimenti in modo perfetto, ma rilassatevi, provate e poi semmai avrete modo di approfondire. Prendiamo fluido il movimento. De, sì, de, sì, de, sì, de, sì,
Sì. Allora, abbiamo visto già tre movimenti, slittamento per chi si è collegato adesso, slittamento orizzontale del bacino, mani. Se volete scrivere nei commenti, ripetere qualche movimento o qualche dubbio, scrivetemi pure perché io vedo i vostri commenti. E braccia. Andiamo avanti a vedere appunto i nostri movimenti. Allora, ripetiamo il nostro hip lift laterale. Allora, per eseguire il nostro hip lift laterale vi faccio vedere prima il movimento, poi ve lo spiego e lo ripetiamo un po' insieme. Passo, su, passo, su, passo, su, passo, su. Allora, per eseguire questo movimento ci posizioniamo con la nostra postura, con i piedi larghi quanto il nostro bacino, il bacino retroverso, petto in su, mento alto, braccia in secondo orientale. Adesso non riesco a fermarmi nei dettagli perché comunque non abbiamo molto tempo, ma se volete rivedere qualcosa scrivetelo nei commenti. Allora, quindi per seguire questo movimento sono con le ginocchia morbide, sbloccate, faccio un passettino, apro lateralmente, ginocchio piegato, stendo, alzo il fianco, su, passo, apro lateralmente, ginocchio piegato, stendo, alzo il fianco, passo, apro, stendo, alzo il fianco, passo, apro, stendo, alzo il fianco. Ripetiamo, torno indietro. Passo, apro, stendo, alzo il fianco, passo, apro, stendo, alzo il fianco, passo, apro, stendo, alzo il fianco, passo, apro, stendo, alzo il fianco. Metto un po' di musica di sottofondo, così mentre magari diventa un pochino più piacevole ripetere questi passi. Allora, mi state seguendo? State ballando con me oppure mi sto allenando da sola? Sì. È bellissimo fare le dirette perché non si ha la percezione di cosa sta succedendo, quindi però va bene. Allora, ripetiamo lift laterale. Passo, stendo, passo, stendo, passo, stendo, passo, stendo. Torno indietro. Passo, stendo, passo, stendo, passo, stendo, passo, stendo. Ok. Quindi abbiamo visto fino adesso quattro movimenti, ripeto per chi magari si è collegato adesso. Slittamento laterale, mani, braccia e hip lift laterale. Andiamo avanti. Adesso dobbiamo vedere come fare lo shimmy. Dunque, nella mia sequenza ho messo lo shimmy egiziano, quindi la vibrazione che parte dalle ginocchia tese, cioè tese. Innanzitutto, allora, iniziamo a muovere le ginocchia come se camminassimo sul posto. Dobbiamo stenderle fino per eseguire il nostro shimmy fino alla massima estensione. Iniziamo a muoverle sempre più velocemente. Controlliamo la parte superiore del busto che non si muova troppo, che sia bloccata. Iniziamo a seguire un po' del nostro shimmy. Quando vi stancate vi fermate e riprendete, quando perdete il movimento vi fermate e ripetete. Rilasso. Ah, non si sente la musica? Forse Isabella non si sente perché l'ho messa bassa per poter parlare. Poi quando faremo la sequenza la metto un pochino più alta.
e si sentirà, però altrimenti copre la mia voce. È solo una musica di sottofondo. Ripetiamo lo scimmi. Piegiamo le ginocchia in modo alternato. Sempre più veloce, sempre più veloce, fino a tenere il nostro scivolo. Quando vi stancate o perdete il movimento, vi fermate e lo riprendete, ci riprovate. Ok. Stiamo un po' ripassando un po' di movimenti. Ok, quindi siamo un altro movimento. Adesso vediamo. Vediamo il lotto verticale nella danza orientale. All'inizio vi ho fatto vedere gli slittamenti laterali. Allora, per fare il nostro otto dobbiamo eseguire questi movimenti. Prima vi faccio vedere il movimento e poi ve lo spiego. 8, ovviamente disegniamo un 8 con i nostri fianchi, mezzo 8 di qua, mezzo 8 di là. Ok, per eseguire questo movimento dobbiamo tenere presente gli slittamenti di bacino verticali. Il hip lift, cioè il movimento del fianco in su. Per questo, anche per questo movimento, vi rimando alle mie lezioni su YouTube. Se vi serve il link, ditemelo che ve lo rimando. Però adesso ve lo spiego. Quindi, per seguire il nostro atto, dobbiamo slitto a destra o a sinistra, a vostro piacere, tanto è lo stesso. Tengo le ginocchia morbide, altrimenti il bacino non ha la possibilità di muoversi. Quindi, slitto a destra, vado su, stendo la gamba e ritorno. Slitto a sinistra, stendo la gamba, vado su con la gamba e ritorno. Slitto a destra, vado su, ritorno. Slitto a sinistra, vado su e ritorno. In tutto questo dobbiamo alzare, se non so se si vede, il tallone dietro per aiutarci. In questo caso i piedi non sono radicati, diciamo, in pianta, ma si alza il tallone dietro. Quindi ripetiamo. Slitto, su e ritorno. Slitto, su e ritorno. Le prime volte magari vi sembrerete un po' robotiche nel fare questo movimento. E sarà magari piccolo perché bisogna fare tanti esercizi di slittamento laterale per far uscire un pochino di più il fianco. È tutta una questione, diciamo, di allenamento. E avremo il nostro 8. Adesso, siccome voglio andare avanti per fare la nostra sequenza, non mi soffermerò molto sui movimenti. Quindi eventualmente, se volete fare una lezione solo di tecnica, me lo fate sapere, facciamo solo una lezione di tecnica. Oggi facciamo una sequenza coreografica. L'ultimo movimento che dobbiamo vedere, vediamo se c'è qualche commento che... Ok, va bene. Ok, brava Lorena. Ok. Allora, l'ultimo movimento che ci serve per la nostra sequenza coreografica è l'hip drop doppio dietro. Allora, innanzitutto l'hip drop, che significa fianco in giù, vi faccio vedere come si fa. Allora, salgo su, allora metto, mi preparo con un piede, il sinistro dietro e il destro appena davanti alla mia gamba sinistra. Piegato. Allora, preparo il fianco su e lo butto giù. Questo è già un hip drop, nel senso fianco in giù. Per poterlo eseguire devo preparare il fianco in su e poi buttarlo giù. Quindi salgo, butto giù. Salgo,
salgo, butto giù, salgo, butto giù. Dall'altra parte, salgo, butto giù, salgo, butto giù, salgo, butto giù. Nella sequenza ho messo doppio drop dietro, significa che mi preparo sempre con la stessa postura, quindi gamba sinistra dietro, gamba destra avanti, preparo giù, la gamba destra va dietro, preparo giù, gamba destra va dietro, preparo giù, gamba destra va dietro, preparo giù, gamba sinistra va dietro. Ripetiamo l'ultima volta questo doppio drop all'indietro e poi iniziamo subito con la sequenza coreografica. Quindi, preparo giù, destra dietro, preparo giù, sinistra dietro, preparo giù, destra dietro, preparo giù, sinistra dietro. Quindi questi sono i movimenti che ci servono per ballare stasera un po'. Quindi io direi di iniziare subito, vi spiego subito la sequenza, così ci divertiamo un pochino. Allora, la nostra musica è... vi spiego la sequenza. Allora, iniziamo con... da fermi, con il ginocchio sinistro davanti e il fianco un po' in fuori, con il busto... un po' sulla che si estende sulla nostra parte sinistra, quindi proprio come posizione diciamo un po' sinuosa, quindi fianco in fuori, ginocchio sinistro piegato in avanti, fianco in fuori, busto un po' sinuoso a sinistra. Iniziamo con la nostra con il nostro braccio sinistro in alto e iniziamo con il nostro movimento di mani. E faremo partire il braccio dall'alto e in 8 tempi facciamo scendere la nostra mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posiziono la mano dietro. L'altra mano che sta in alto fa la stessa cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e posiziono la mano qua. Ripeto. Partiamo così. Con la posizione un po' col fianco fuori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mano dietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dopo in 4 tempi apriamo il braccio destro. In 4 tempi con un movimento di braccio. 1, 2, 3, 4. Dall'altra parte facciamo la stessa cosa. 5, 6, 7, 8. Allora, faccio partire la musica e proviamo fino a qua. Chiaro fino a qua mi sembra abbastanza semplice, quindi direi di andare avanti così riusciamo a far tutto. Allora, quindi dopo il nostro movimento di mani, 8 tempi, braccia, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Apriamo le braccia,
È come se mentre apriamo il braccio ci abbassiamo un po' e ci alziamo verso l'alto in quattro tempi, quindi 1, 2, 3, 4. Poi li apriamo e mentre li apriamo scendiamo verso il basso, sempre in quattro tempi. 1, 2, 3 e 4. Allora, quindi ripetiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In questo momento proprio per voi sentite la musica, un po' cerchiamo di interpretare appunto con i nostri movimenti. Avete sentito che è una musica molto struggente? Quindi cerchiamo di interpretare quanto possiamo, insomma, con i movimenti la musica. 1, 2, 3, 4. Poi faccio una rotazione di spalla in due tempi. 1, 2. E dall'altra parte la stessa cosa. 1, 2. E poi mi fermo qua. Facciamo tutto con la musica. Quindi ripeto. Mano. Mano. Braccio. Braccio, mani apro e mi allungo, apro le braccia e mi abbasso. Rotazione della spalla destra, rotazione della spalla sinistra. Ripetiamo tutto con la musica. Se volete che vada un pochino più lenta, me lo dite. Ok? Se va tutto ok, va tutto ok. قلبك خلي يحملنا موت وعينك يا حبيبي اشتقت لك كتير ارجع اشوفك حبيبي ما توقعت تنسيك فكرتك نسيتي وما بدك تحكيلي فكرتك نسيتي وما بدك تحكيلي يا سارق حبيبي Come va? Volete ripetere un'altra volta questo pezzettino? Adesso la sentite la musica? Allora, dopo che abbiamo fatto spalla e spalla, ci troviamo col ginocchio sinistro davanti, facciamo uno slittamento in due tempi, 1, 2, 3, 4 e poi parte la musica un pochino più ritmata e partiamo con la seconda parte della sequenza. Ok, io direi di ripetere un'altra volta questo pezzettino, quindi ripeto senza musica. Mani, 8 tempi, mano, 4 braccia, 4 tempi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Braccia, apro, chiudo, mi sollevo, braccia, apro, sempre 4 tempi, spalla, spalla. Apro col fianco sinistro, apro col fianco destro. Metto la musica e ripetiamo questo pezzettino. Guardare quante persone ci sono collegate, giusto per un piccolo secondo. وما بدك تحكيلي فكرتك نسيني وما بدك تحكيلي بين ايدي انا شو مشتاق عليك حبيبي خلي قلبك خلي يحملنا وعينك يا حبيبي اشتقت Scusate, un attimo, riprendiamo subito, rimetto la musica. Pronte? Di nuovo.
وعينك يا حبيبي اشتقت لك كتير ارجع اشوفك حبيبي ما توقعك تصير فكرتك نسيني وما بدك تحكيلي فكرتك نسيني وما بدك تحكيلي يا سارق حبيبي Fatemi sapere se è tutto chiaro fino adesso, se ci siete. Io comunque vado avanti. Scrivetemi qualcosa nei commenti, così non mi sento sola. Allora, quindi siamo arrivati a questa prima parte, finiamo con gli slittamenti laterali, quindi sinistra, destra. Mi trovo con la sinistra libera, quindi vado ad eseguire l'hip lift laterale, quindi passo sinistra avanti, apro lateralmente, passo destra avanti, apro lateralmente, ho ancora la sinistra libera, faccio due passi in diagonale, uno e due. Ok, ripeto, quindi siamo arrivati agli slittamenti, slitto a sinistra, slitto a destra, passo sinistro, apro, corpo, passo destra, apro, corpo, due passi verso la diagonale destra, uno e due. A questi passi aggiungiamo, per chi riesce, allora per chi riesce, che magari ha già fatto danza al ventre, può provare ad aggiungere l'accento in su col petto, chi non riesce bastano i due passi, quindi ripeto nuovamente, slitto a sinistra, slitto a destra, passo su, due passi verso la diagonale alzando il petto, uno e due. Chi non riesce può fare solamente i due passi. Metto la musica e ripetiamo questo pezzettino qua dagli slittamenti. E poi uniamo tutto. قلبك خلي يحملنا نسيني وما بدك تحكيلي يا سارق حبيبي شفتك بكيتي يا حبيبي ضحكت عيني عيني بكيتي اوكي non so se è chiaro ok non so se è chiaro Oh, ok, dai. Bene, bene. Allora, continuiamo la nostra lezione. Quindi ripetiamo tutto da capo senza musica e poi lo rivediamo con la musica. Braccio in alto, mani, otto tempi. Poggio la mano, altri otto tempi. Poggio la mano, braccio, quattro tempi. Braccio, quattro tempi. Sollevo su, quattro tempi, scendo giù, quattro tempi. Spalla. Spalla, slitto, slitto, passo in avanti, apro, colpo, passo in avanti, apro, colpo, due passetti in diagonale, uno e due. Vi facciamo questo passettino, questa piccola sequenza con la musica e poi andiamo ancora avanti. Ormai manca, diciamo, un altro pochino per finirla, ma mi piacerebbe appunto finirla. Se vi piace la musica, casomai fatemi sapere che vi posso mandare anche il brano, ok? عينك يا حبيبي اشتقت لك كتير ارجع اشوفك حبيبي ما توقعك تصير فكرتك نسيني وما بدك تحكيلي فكرتك نسيني وما بدك تحكيلي يا سارق
Ok, quindi siamo arrivati al nostro movimento appunto di petto, ci aggiungiamo il nostro otto verticale, così finalmente siamo arrivati diciamo al meglio della nostra piccola sequenza. Quindi ripetiamo, dunque passo, colpo laterale, passo, colpo laterale, passo verso le diagonali, due passetti, uno e due, mi trovo con la destra davanti, anche se cambiate le gambe, destra e sinistra, non fa niente, non vi preoccupate, tanto credo che cioè, la sequenza non cambi di molto. Con la gamba con cui vi trovate avanti facciamo un 8, 1 e 2. La gamba che vi trovate libera incrociate e vi portate di spalle. E da qua facciamo un altro 8 di spalle e ritorniamo davanti con lo stesso incrocio di gamba. Quindi 8, 8, incrocio e ritorno. Quindi ripeto, passo, apro. Passo, apro, passo, passo, 8, incrocio, mi giro, mezzo giro, 8, incrocio e mi giro. Ok? Allora ripeto tutto senza musica e poi di nuovo con la musica. Mano, appoggio, mano, appoggio, braccio. Braccio, mi alzo su e ritorno, spalla, spalla, slitto, slitto, passo su verso la diagonale, passo, passo, 8, un 8, incrocio e mi giro, 8, incrocio, piano piano e mi giro. Ripetiamo tutto qua con la musica. Ok, fatemi sapere se è tutto ok, altrimenti mi sembra di stare da sola. Oh! عينك يا حبيبي اشتقت لك كتير ارجع اشوفك حبيبي ما توقعت تكسيك فكرتك ناسيني وما بدك تحكيلي فكرتك ناسيني وما بدك تحكيلي يا سارق حنيني يا حبيبي دمع طول علي وعيني بكيت وعيني عم تسقيك علي سيني بين ايدي انا شو مشتاق علي يا حبيبي. Volete ripetere di nuovo? Ripetiamo di nuovo. Ripetiamo di nuovo con la musica fino a qua. Comunque siamo quasi alla fine, quindi mancano un paio di passi da aggiungere, ma siamo quasi alla fine. Ripetiamo fino a qua, di nuovo. Preparo, posizione sinuosa. عينك يا حبيبي اشتقت لك كتير ارجع اشوفك حبيبي ما توقعت تكسيك فكرتك ناسيني وما بدك تحكيلي فكرتك ناسيني وما بدك تحكيلي يا سارق حنيني يا حبيبي دمع طول علي وعيني بكيت وعيني عم تسقيك علي سيني بين ايدي انا شو مشتاق علي يا حبيبي. اوكي لسه
faremo i nostri ultimi due passi, così concludiamo la nostra sequenza. Allora, non so come vi state trovando, prima di finire, prima che mi dimentico, semmai se volete fare un'altra lezione, fatemi sapere, eventualmente se vi piacerebbe fare magari di più tecnica, oppure magari fare un'altra sequenza simile. Magari spiegare i passi e poi come vi trovate meglio. Quindi fatemi delle proposte. Intanto bevo un sorso d'acqua. E andiamo avanti. Finiamo la nostra sequenza. Allora, quindi siamo arrivati, siamo girati dopo il nostro 8. Qui praticamente prendiamo il braccio sinistro e il braccio destro tanto uguale, lo apriamo e lo portiamo di fronte al viso. Vi faccio vedere. Apro, apro, apro l'altro braccio e chiudo, come se chiudessi. E faccio due passi indietro. Quindi, uno, due, due passi indietro. Per chi se la sente in questi due passi indietro, può fare apro e chiudo con l'addome. Quindi, braccio, braccio, apro e chiudo, ripeto, mi trovo qui dopo che ho fatto il mio 8, sono sempre un po' in diagonale, braccio, braccio, come se mi nascondessi, apro l'addome indietro e chiudo, apro l'addome indietro e chiudo, lo faccio veloce come se avessi la musica, braccio, braccio, apro e chiudo. Per chi non riesce può fare semplicemente due passi. Braccio, braccio, passo, passo. La stessa cosa. Quindi ripetiamo dall'hip lift laterale. Passo, apro, passo, apro. Vado in diagonale, passo con petto. 8, 8, incrocio, giro. 8. 8, incrocio, giro, braccio, braccio, due passi indietro, ok? Ripeto tutto senza musica. Allora, aggiungiamo un ultimo pezzettino così poi ho finito la mia sequenza e la ripetiamo più volte con la musica. Quindi ripeto dall'8, dunque abbiamo fatto l'8 di spalle, 8, 8, mi giro, braccio, braccio, due passi indietro, slitto, apro le braccia, slitto alla Fred Astaire e faccio lo shimmy. Lo shimmy con le gambe aperte non si differenzia molto da quello con le gambe chiuse, faccio andare comunque tutte e due le ginocchia, ok? Slitto alla Fred Astaire e faccio andare le ginocchia. Quindi ripeto dall'inizio la sequenza senza musica. Quindi mano, mano, braccio, braccio, apro le braccia e scendo, spalla, spalla, slitto e slitto. Passo e apro, passo e apro. Due passi in avanti, due passi. 8. Incrocio e giro. 8. Incrocio e giro. Braccio, braccio. Due passi indietro. Slitto alla Fred Astaire. Scimmi. Proviamo con la musica? Ok, vedo che è tutto ok. Proviamo con la musica un paio di volte, così ne prendiamo confidenza. Quante persone sono collegate? خلي قلبك خلي يحمل ما يحمل وعينك
يا حبيبي اشتقت لك كتير ارجع اشوفك حبيبي ما توقعت تنسيك فكرتك نسيني وما بدك تحكيلي فكرتك نسيني وما بدك تحكيلي يا سارق حبيبي يا حبيبي دمك طول عيني عيني بكير وريني ونسيني داي سيبني داي انا شو مشتاق علي يا حبيبي خلي 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 يا حبيبي ditemi se vi piace, vabbè, come va, come non va, ciao Isabella. Diciamo che questo periodo ci ha portato a fare nuove esperienze, per me l'esperienza della diretta è davvero nuovissima. Ripetiamo ancora con la musica altre due volte e poi aggiungo l'ultimo passettino che abbiamo fatto all'inizio ma che non abbiamo aggiunto, ma poi davvero è finita. قولي والسني دايمي سيني بني دايمي أنا شو مشتاق علي حبيبي خلي قلبك خلي حملنا وينك يا حبيبي اشتقت لك كتير ارجع اشوفك حبيبي ما توقعت تكسيك فكرتك نسيني وما بدك تحكيلي فكرتك نسيني وما بدك تحكيلي يا سارق حبيبي شفتك بكير يا حبيبي دمك طول عيني عيني بكير وريني ونسيني داي سيني بني داي Ok, l'ultimo passo che aggiungiamo è davvero l'ultimo dopo che abbiamo fatto scimmi scimmi scimmi, questa gamba la portiamo dietro, facciamo doppio drop. Drop, 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 quattro volte, drop, 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 ci mettiamo in posa e abbiamo finito. Ok, allora la ripetiamo altre due volte e poi direi che oggi abbiamo fatto anche abbastanza, ok? حبك أنا كتير يا حبيبي ضمك طل علي وعيني بكير قولي والمسلي دايمي سيني بني دايمي أنا شو مشتاق عليك يا حبيبي خلي قلبك خلي حملنا وينك يا حبيبي اشتقت لك كتير ارجع اشوفك حبيبي ما توقعت تنسيك فكرتك نسيني وما بدك تحكيلي فكرتك نسيني وما بدك تحكيلي يا سارق حبيبي يا حبيبي دمك طول عيني عيني بكير وريني ونسيني داي سيني بكير انا شو مشتاق علي يا حبيبي خلي 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 يا حبيبي حبك انا كتير يا حبيبي دمك طول عيني وعيني بكير
storia, ma ripetiamo di nuovo per l'ultima volta. E poi ci salutiamo. Come si spegne? Ah, così. Scusate, ma ho avuto un problema.